Umbria Sport Magazine. Umbria Sport Magazine. I tifosi cantavano un capitano, c'è solo un capitano. Quanta soddisfazione per un giocatore come te, che ha alle spalle una carriera esemplare, comunque essere rappresentante di una squadra blasonata importante come il Perugia? No, vabbè, poi anche giocando poco, come sto giocando in questo momento, essere riconosciuto sempre come il capitano da grande soddisfazione, veramente. Io non posso fare altro che ringraziare l'impegno, però posso dire che per quanto mi riguarda è sempre costante, che io giochi o che io non giochi, quindi quella è la ricompensa, diciamo, che cerco di dare. Capitano giocatore, capitano non giocatore, importante anche laddove si siede in panchina. Oggi una giornata, una serata importante, avevamo già parlato lo scorso anno, quanto è importante vedere tutto questo entusiasmo di tutti questi tifosi vicino alla squadra, vicino a voi, insomma anche un'occasione per rompere quella distanza tra giocatori professionisti e gente normale, tifosi, insomma. Ma ogni volta questa cosa mi stupisce, è il terzo anno che la vivo, ma noto proprio un'affezione in questa squadra che è qualcosa di meraviglioso ed è quello che secondo me ci dà una mano a cercare di dare sempre qualcosa in più, lo percepiscono tutti i giocatori, quindi è un bel connubio questo e che spero che ci porterà tanto in alto. Nella tua carriera hai girato tante città, questo è il terzo anno che a Perugia, piano piano ti senti un po' figlio di questa città? Assolutamente sì, poi ho giravagato parecchio, 3 anni di fila, forse solo a Firenze sono stato, quindi conto di battere questo record, la città mi ha adottato, ma io sono contento di starci e ci sto anche molto bene, tra l'altro, con la famiglia. L'hai detto che comunque, insomma, nonostante anche l'età giochi un pochino meno, questo vuol dire che chissà tra quanto tempo arriverà il momento di appendere scarpetta al chiodo. Nel futuro di Comotto che cosa c'è? C'è ancora il Perugia? Perugia c'è, non è un futuro lontano quello dell'attaccare le scarpe al chiodo, penso che ci sono ormai vicino, come ho detto che era il 99% la mia ultima stagione, lascio quell'1% che vedremo, che dipende da altre cose, non da me stesso, quindi rimaniamo così, però comunque il mio futuro è qui a Perugia. Per questo Natale un augurio agli ascoltatori di Umbria Radio e ai telespettatori di Grifo Magazine. Gli auguri sono fatti di cuore e sempre un augurio dicendo forza Grifo. Grazie mille a Comotto. Grazie Gianluca. Pier Desiré Zebili, giusto, abbiamo detto bene? Sì. Allora, è la prima volta che forse partecipi al Natale Biancorosso, è una grandissima emozione per vedere tanti tifosi che sono vicini al Perugia. Sì, sì, per me già vedere tutti i tifosi qua che li vedo già in campo è già un'opportunità ancora di starci vicino e li ringrazio veramente, che grazie a loro, grazie alla società AC Perugia, grazie al mister e ai miei compagni, che in questo momento posso dire che sono su un buon momento. Allora ringrazio tutta sta gente. Allora io vorrei fare due complimenti a Zebli. Il primo per come giochi in campo, perché sei diventato anche un idolo dei tifosi, ma soprattutto per il tuo italiano che è perfetto. Da quanti anni sei in Italia? Da 6 anni, 5 anni sono qua. Insomma, un italiano perfetto, perfetto come anche le tue capacità in campo. Insomma, sei contento di aver avuto la possibilità di ritagliarti questo spazio importante in una società blasonata come il Perugia? Cioè, per me veramente ringrazio, cioè, lo dico sempre perché veramente mi ha dato un'opportunità che nessuno mi poteva dare. L'anno scorso è vero che stavo con la prima squadra alcune volte con la prima, però questa opportunità di quest'anno non ho avuto, allora quello che mi ha dato il mister l'ho affrontato subito e lo ringrazio, e ringrazio anche i miei compagni che mi sono stati vicini fino adesso e soprattutto la mia famiglia e i miei amici che mi sono stati sempre vicini e soprattutto anche i tifosi che mi aiutano anche al campo. Ecco, su questo quanto è importante avere vicino delle persone importanti, come dicevi, la tua famiglia, gli amici, ma anche il mister che ti ha dato fiducia, perché comunque sei ragazzo giovanissimo e non è facile imporsi in una squadra comunque essendo tu del classe 97. Qua, cioè, posso dire, qua in Italia vedere un classe 97 giocare titolare adesso fa 10 presenze che ho fatto, cioè, non si vede così tanto, però
ringrazio veramente il mister che mi ha dato questa opportunità. All'inizio ho avuto un po' di tensione, però ci ho avuto un po' di paura, però alla fine ci ho creduto, mi ha dato un consiglio prima delle partite, mi dà sempre i consigli e lo ringrazio. Ringrazio anche i miei compagni, e la mia famiglia, mia mamma che è in questo lavoro, che mi manca tanto, anche i miei amici che mi danno sempre i consigli. Ringrazio tutti. Prossimo obiettivo è fare un gol allora. E questo è l'obiettivo, sì, e poi vincere le altre partite che ci mancano. Grazie mille a Zebri e complimenti.